raccontiamo un po' chi siete, cosa fate e qual è il progetto. Allora, siamo Mara e Valentina, siamo co-founder di Agertech, è una piattaforma per digitalizzare le aziende agricole, integrata a 360 gradi e oltre ad essere semplice da utilizzare, include un chatbot che fa le giuste domande all'agricoltore per autocompilarsi. Quindi è un software digitalizzare nel senso manageriale o cosa? Allora, sia dal punto di vista manageriale ma anche dal punto di vista della normativa. Quindi le aziende agricole devono compilare ad esempio il quaderno di campagna. Adesso lo fanno manualmente, cioè su carta. Un competitor di X-Farm? Esatto, un competitor di X-Farm. Quindi sì, non solo dal punto di vista manageriale ma anche dal punto di vista di dati, delle analisi. E l'idea sarebbe intromettere anche quello che è il carbon farming, ossia dare consigli. A che stadio siete? Siamo in fase pre-seed, non siamo ancora costituita. Non siete ancora costituite? Sì. Che esperimenti state facendo per validare problem solution fit? Allora, abbiamo i problemi li abbiamo validati con delle interviste, siamo andati direttamente nei mercati, nelle aziende agricole, chiedendo quelli che erano principalmente i loro problemi. Quello che abbiamo visto è che loro non hanno tempo. Al che abbiamo costruito un MVP, una base di software, e l'abbiamo data in test alle aziende agricole. Abbiamo visto che non le utilizzavano perché non avevano tempo. Abbiamo pensato quindi al chatbot. Adesso stiamo sviluppando il chatbot ed è quello che sta riscuotendo maggior interesse. Adesso stiamo aspettando di svilupparlo per darlo in pasto agli agricoltori. E come glielo date in pasto a regime? Cioè, come lo fruiscono questo chatbot? Come? Come lo fruiscono? Un'app da mobile? Allora, l'app, perché inizialmente pensavamo anche, non solo l'app, quindi da web. Ma l'app ci permette di farlo utilizzare anche offline, perché non sempre nei campi c'è rete. E quindi l'idea adesso sarebbe app. Valideremo anche con loro se hanno la voglia di scaricarlo oppure meno, perché ci può essere. Prima di farlo, validate se la scaricano. Sì. Cioè, fate le landing page e vedete se arrivano fino allo stadio finale, quanto vi costa il singolo download, senza che possiate farlo. Però è il modo di fare per capire se lo fanno, perché poi magari invento, gli agricoltori non usano le app, fine, morta, eccetera. È finito. La skill di Alexa, no? La? Skill di Alexa. Sui mezzi agricoli di nuova generazione c'è Alexa integrato. Sì, avevamo pensato anche di mettere la parte relativa ai vocali, quindi far integrare tutto tramite i vocali. Sì, quello anche era stato pensato. Perché le macchine di oggi, le macchine, ma anche tutti i mezzi agricoli ce le hanno. Cioè, tutti no, però fare la parte. Conoscete Alexa Fund? No. Amazon ha fatto un fondo per gli utilizzatori di Alexa e sul mondo delle macchine agricole mi sembra che non ci sia ancora così tanto. Qua a Torino c'è una startup che si chiama Alba Robots, che è finanziata da Alexa Fund, che hanno messo il sistema di Alexa all'interno dei sistemi di veicolo autonomo delle carrozzine per disabili. Okay. E lo fanno sulle carrozzine all'interno degli aeroporti o all'interno degli ospedali, eccetera, e Alexa le ha finanziati. Ok, può essere un'idea. Come arrivate a intercettare l'agricoltore per validare? Allora, finora abbiamo usato il contatto fisico, siamo due donne, non sempre prese in considerazione dal settore agricolo, e ci stiamo affidando ad agronomi e vogliamo entrare in contatto con le associazioni di categoria che hanno un diretto contatto con gli agricoltori. Bene per validare, perché vi velocizzerà l'approccio, male per andare a mercato, perché state mettendo un bias nel modello. Cioè, non è che potrete sempre avere l'associazione di categoria che vi apre le porte. Poi un acceleratore interessante, ma per validare l'approccio al mercato non ha senso farlo tramite una scorciatoia. Ha senso capire qual è il modello sistemico che potete replicare. Sicuramente il passaparola con loro. La parola non va bene perché è bellissimo, ma non è governabile. No. E quindi non potete avere il passaparola. Se un investitore dite, ma noi ci diffondiamo tramite passaparola, ti dice, e quindi non ha nessuna leva per governare il tuo accesso al mercato. Cioè, se tu hai un costo di acquisizione cliente che è sostenibile rispetto al tuo customer lifetime value, l'investitore sa che ti dà dei soldi, tu li spendi e prendi clienti. Se invece ti dà dei soldi e tu hai il passaparola,
e boh, chissà se acquisiranno clienti o se i miei soldi serviranno a qualcosa, allora non mi investo. Perché quello? Cioè, perché questo settore, perché vi interessa questo? E qual è l'obiettivo personale? Cioè, perché un obiettivo personale può essere: ah, validiamo, facciamo il chatbot fatto bene, 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 poi la vendiamo a X-Farm ieri e facciamo un early exit e abbiamo fatto il nostro pezzo. Beh, l'agricoltura è sicuramente un settore con un basso tasso di digitalizzazione, attualmente è circa il 15% e fino a 10 anni fa era il 3%, quindi sta facendo un boom incredibile, si prospetta comunque un aumento della percentuale di aziende digitalizzate. E Oceano Blu, chissà se succede tra 2 anni o tra 15, perché... E in questo momento ci introduciamo noi e... aiutiamo le aziende a digitalizzarsi per riuscire a gestire in modo più efficiente la propria azienda. Molte hanno problemi a seguire tutta la normativa, in particolare appunto riuscire a ricevere i fondi della politica agricola comune. E quello che vorremmo fare anche con questo gestionale, che ad esempio X-Farm non fa, è riuscire a supportarli per ottenere questi fondi. Un esempio molto semplice è il rispetto della fascia tampone, che è la distanza fra il campo e un corso idrico, che è di circa 5 metri, e in quella fascia non è possibile fare determinate operazioni. Un agricoltore non lo sa. Nel momento in cui sul gestionale va a tracciare il proprio campo e il gestionale rileva la presenza di una fascia tampone accanto, sarà il gestionale stesso a far presente che determinate operazioni non potranno svolgersi e a quel punto non perderà finanziamenti dell'Unione Europea. Quindi è pensata anche in questo senso. E... oggi cosa usano al posto di usare il gestionale che voi farete? Allora, per ricevere consigli di questo tipo, un po' il passaparola e un po' i CA, quindi tipo Coldiretti, Confagricoltura. Però devono gestire comunque un ampio numero di agricoltori e non sempre si può garantire comunque un servizio efficiente e qui avrebbero invece una risposta immediata. Chi è che vende sistemicamente quegli agricoltori? Cioè chi è che deve già andare da quelli lì? Perché quei soggetti lì sono quelli che potrebbero essere il vostro veicolo per andare a mercato, tra virgolette. Non ho capito la domanda. Ci sono dei soggetti che vedono periodicamente questi agricoltori per vendergli qualcosa di sistemicamente? Ad esempio i venditori di sementi, loro vanno praticamente sempre lì a far vedere le nuove novità dei sementi e sono quelli che sono... Fate la certificazione per i venditori di sementi, cioè fate l'esame per loro per dare la possibilità di essere in venti. I venditori di sementi 2.0. che sanno una serie di cose, delle vostre cose, e allora diventano loro stessi gli ambassador della soluzione. Come ad esempio anche gli assicuratori. Sì. Uguale. Ognuno di questi soggetti dovete dargli un bollino che gli piacerebbe esporre, in maniera tale da avere loro che per diventare evoluti, cioè evolversi nel loro modello di business, nei confronti dei pari, e essere più fighi nei confronti dei loro clienti, hanno il vostro bollino al che diventano il veicolo ideale per voi. Il problema è che andare a mercato in quel modo lì sistemicamente, cioè non vedo il canale sistemico per intercettare gli agricoltori, e che è il problema più grande delle aziende, cioè bene saperlo fare, ma la verità è che si parte da validare la parte destra e bisogna del canva, cioè vedo prima se il costo di acquisizione del cliente è sostenibile e dopo eventualmente faccio la soluzione, perché se invece ho fatto la soluzione e dopo vedo se è sostenibile, ci rimango appiccicato almeno 2 anni alla mia soluzione. Perché? Perché ci ho investito e avete buttato 2 anni. Se invece vedete che no, questa cosa qua non è sostenibile, magari domani fate invento, tanto per dire, l'Academy per i figli degli agricoltori, e fate un nuovo modello di una cosa che va sullo stesso target audience, ma che non è il manageriale, perché magari non è sostenibile proprio andarci a mercato. Soltanto che se lo scopri dopo averlo fatto ci rimane appiccicato anni. Se invece invalidi il modello prima di incominciare, allora non ti metti neanche a farlo gestionale, fai un altro modello di business sullo stesso target audience. Grazie del suggerimento. Benissimo, grazie mille ragazze, grazie.